Acqua inquinata a fiume freddo? Solo illazioni di Facebook, così come negli anni passati qualcuno sul social network piace lanciare moniti inesistenti. Anzi, siamo sempre allerta e abbiamo comunque già da tempo avviato dei controlli. Ecco cosa ha dichiarato il sindaco Marco Alosi sulla vicenda. Nulla, non è successo nulla, niente, non è stato fatto niente, non sono stati fatti dei lavori, non sono stati fatto nulla. È nato dalle solite chiacchiere e cortigi di Facebook, per cui se c'è un dolor di pancia deriva dall'acqua. L'anno scorso, quando è uscito questo virus, lo addossavano sempre su Facebook alle acque marine, a chi era andato a farsi il bagno, che c'erano tutte le altre cose. Stavolta, siccome non è periodo di mare, però siccome questo virus, da informazioni prese, non è solamente nel comune di Fiume Freddo, per cui dovremmo aver avuto un'allerta particolare, ma è nel comune di Calatabiano, in Inghilterra, è dappertutto questo virus, perché il periodo non c'è nulla. Ma sono state fatte delle analisi a dimostrazione? Le analisi vengono fatte sempre, e se ci fosse stata un risultato di analisi che prevedeva la sospensione della fornitura per acqua potabile, come abbiamo fatto un'altra volta in cui i campionamenti erano risultati positivi, anche questa volta avremmo fatto il nostro dovere, quello che la legge ci prevede, ma siccome di questi di questa campionatura non c'è nessun problema, basta. È solo un cortile. Su interventi aggiuntivi, anzi, poi specifica e precisa che il comune si sta adeguatamente attrezzando e adoperando per la prossima stagione estiva. Poi che stiamo facendo altri lavori ora a Feudo Grande per evitare che la fornitura di acqua nell'estate non venga a mancare, quindi stiamo facendo dei potenziamenti, stiamo avendo delle perdite grosse che ci debbono essere, ma non sono, stanno cominciando ore, non sono assolutamente, ancora manco lavoro abbiamo cominciato. Stiamo facendo dei sondaggi perché perdite a vista non ce n'è, quindi sono delle perdite che vanno sottoterra. Come si fanno a rintracciare? Abbiamo preso una ditta specializzata, perché non capiamo come noi mandiamo 30 litri di acqua al secondo nel nostro serbatoio in alto a Fiume Freddo e questo serbatoio non riesce a alzarsi il livello anche se le mandate vengono chiuse.